Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi darò qualche consiglio su come passare questo periodo di quarantena. Il primo consiglio è molto semplice. Basta, e dico basta, lamentarsi. Perché lamentandosi non si ottiene un... Bisogna usare la testa, bisogna agire di fantasia. Cosa possiamo fare? Magari possiamo provare a imparare a disegnare. Magari ci possiamo inventare ricette nuove, così nel momento in cui tutto questo casino passerà potremo invitare i nostri amici, oppure la ragazza che vogliamo conquistare, il ragazzo che vogliamo conquistare, gli buttiamo quella ricetta super magica e... Questa è una bella idea, no? Oppure possiamo leggere libri, oppure nel nostro caso magari chi ha la passione dell'allenamento può studiare vari protocolli di allenamento in modo tale che magari riflette su quello che ha fatto in passato e successivamente può testare nuovi protocolli sulla base, ripeto, di quello che ha fatto. Ci sono tantissime cose che si possono fare. Sì, è vero, è un po' una rottura non poter uscire, non poter fare questo e l'altro, però ragazzi, è inutile scoraggiarsi, perché non si risolve niente. Non è che se ci lamentiamo ed altro, come anche fa il sottoscritto delle volte, perché è normale, all'impatto ti arriva la notizia, è normale che un pochettino scleri, però poi respiro diaframmatico, 10, 20, 40 respiri col diaframma e ci calmiamo, calma, calma, almeno così sta scritto nei libri, ma comunque sì, funziona. Una buona respirazione è utilissima per la nostra mente. Vero che possiamo essere bloccati all'interno di un territorio circoscritto, questa può spaziare. Quello che vi voglio dire è entrare nel mood giusto. Fidatevi che entrare nel mood giusto potrebbe essere banalmente anche guardarsi le serie TV, fare delle chat. Oh raga, ogni giorno commentiamo questa serie TV, ci vediamo un episodio ad ora, che cazzo ne so. E poi ce lo commentiamo, vediamo, cioè, parliamo tutti di cosa ne pensiamo di quello che è accaduto. Ce ne sono robe, cioè cose che si facevano anni fa, oppure quando eravamo, diciamo, alle scuole superiori, che ritornavamo nelle classi e tutti parlavamo come tipo, sai che è successo a Jacob, ma Marissa ha lasciato Ryan, tutte queste robe qui, no? Dobbiamo stare calmi e adattarci alla situazione. Perché l'essere umano ha grande capacità di adattarsi alla situazione, ma ci dobbiamo credere veramente, cioè, se no non concludiamo un cazzo. So che ci sarà il furbo di turno che dirà, ma tu stai scherzando su una situazione simile, bla bla bla, sei uno stupido con le altre. Ragazzi, non sto scherzando su una situazione simile, semplicemente cerco di sdrammatizzare in modo tale che tutti possiamo sorridere, tutti possiamo farci forza e prendere in pugno la situazione. Perché è la paura che fa fare cose assurde, invece con calma e guardando da un punto di vista diverso una determinata situazione, la si riesce a superare. Quindi, cari furbacchioni, volevate che io vi dicessi tutto quello che possiamo fare in quarantena? No. Sarete voi anche a inventarvi e a pensare a nuove idee. Sinceramente non ho pensato a una. Sapete quale? Ovviamente non ve la svelo. Comunque, ultimamente sto dormendo pochissimo e delle volte mi succedono cose strane. E vabbè, già che ci possiamo muovere poco, quindi pure gli sgarri. No grazie. Minchia botto. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, non fatevi abbattere. La forza mentale conta tantissimo, noi possiamo superare qualsiasi cosa. Quando ritorneremo a prendere la ghisa avrà paura di noi.